Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dallo stadio comunale di Prato La Serra, Modestino De Cicco, seconda giornata d'andata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società di Serie A e di Serie B. Si affrontano sul rettangolo di gioco i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti della Ternana. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla formazione padrona di casa, l'Avellino che schiera Bellarosa tra i pali numero 1, numero 2 Greco, 3 Lupoli, 4 Minchella, 5 Trani, 6 Battimelli, 7 Gambino, 8 Bardetti, 9 Calvanico, 10 Maiello, 11 Fortunato. A disposizione Piazza, Sena, Senese, Viscovo, Lecce, Lucce, Marchese e Vertola. Allenatore, signor Omo Bono. La Ternana risponde con Tamburelli tra i pali numero 1, 2 Pattelli, 3 Mora, 4 Malerba, 5 Ricci, 6 Libera, 7 Onesti, 8 Esposito, 9 Di Chio, 10 Chianchini, 11 Vergaro. A disposizione Mantovani, Brevi, Ferroni, Fuso, Achichi, Gaggiotti, Moresi, Polucci e Nunzi. Allena il signor Boccolini. Dirige il match la Bianca di Foggia, coadiuvato dai signori Porcelli e Caputi, entrambi appartenente alla sezione di Benevento. Ora un minuto di raccoglimento. Il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, ha disposto l'effettuazione di un minuto di silenzio in occasione di tutte le gare calcistiche della prossima giornata di campionato in programma in questo fine settimana in memoria delle vittime del nubifragio di Livorno. Applausi del pubblico che gremisce la tribuna dello stadio di Prato La Serra, Modestino De Cicco, che ospita questa gara. Uno splendido impianto sportivo, il comune alle porte di Avellino. Sarà l'Avellino a battere il calcio d'inizio, la formazione irpina nel corso di questa prima frazione, che ha la durata di 40 minuti, attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri a teleschermi, percorso inverso per la Ternana, tenuta a bianco a righe verdi per l'Avellino, tradizionale casacca rosso-verde per gli Umbri. Tutto pronto per inizio dell'Avellino. Nella gara inaugurale sarà sconfitta di misura 1-0 nel derby esterno di Benevento. La Ternana invece affrontato i campani del Napoli, pesante il punteggio finale 4-0 per gli azzurri, e quindi entrambe quest'oggi sono chiamate al riscatto e a cancellare lo zero dalla casella dei punti conquistati. Partiti proprio in questo momento, manovra l'Avellino con Bardetti, Greco, Battimelli per vie centrali, Lupoli, lo scorso anno in forza all'Under 15, adesso nell'Under 16, allenata da Omo Bono. Lo scorso anno l'allenatore dell'Under 16 era Dario Rocco, quest'anno Dario Rocco, l'ex centrocampista dell'Avellino, all'inizio degli anni 2000, allena la categoria Under 17 dell'Avellino. Il lungo rinvio del portiere Ternano Tamburelli direttamente tra le braccia del dirimpettaio, che appoggia per Battimelli, Trani, Greco, Bardetti, Trani, intercetta il numero 8 Esposito, avanza la Ternana che prova a rendersi pericolosa, Di Chio, lotta ancora Di Chio, circondato, il tocco di Calvanico ad anticipare Esposito, l'Avellino prova a ripartire, Esposito per la Ternana, lancio in avanti, l'ultimo tocco è di Greco, rimessa laterale per la formazione rosso-verde. Il match è iniziato da 1 minuto e 25 secondi. Trani allontana il pallone, Esposito per la Ternana, Mora prova a cambiare gioco, la palla che salza al campanile. Si scontrano Minchella e Di Chio, alla fine il direttore di gara assegna il calcio di punizione agli ospiti. Batterà Chianchini,
calciatore dalla folta capigliatura. Tutti gli effettivi presenti sul rettangolo di gioco in panchina sono nati nell'anno 2002. Due le soluzioni a disposizione di mister Boccolini su questo calcio di punizione. Chianchini è uno schema, l'Avellino attento, ma torna in possesso palla la Ternana con Onesti, che prova a calciare di sinistro, conclusione murata, dalla distanza ci prova libera, dall'alta sopra la traversa, prima chance, prima sortita della Ternana. Riparte l'Avellino. Attende palla Lupoli, ma viene ignorato da Battimelli. Trani, Greco, cambia gioco Greco, benissimo per l'attento Gambino, c'è lo scatto di Lupoli ma Gambino perde palla, Onesti, Chianchini, fermato Chianchini da Gambino, Battimelli, Trani, temporeggia Trani, finge di servire Battimelli, poi porta palla sulla destra per Greco, in profondità. Sbaglia l'Avellino, il pressing ternano è efficace, anche quello dell'Avellino. O Esposito a mettere ordine, Lupoli colpo di testa a liberale, ha letto bene una diagonale il biondo numero 3 dell'Avellino. Esposito rischia nel contrasto, Minchela di testa, prova a ripartire l'Avellino, fallisce l'azione di contropiede, c'è Malerba ad intercettare per la Ternana, Malerba è il capitano degli Umbri, Lupoli in chiusura ancora. Battimelli, ancora Trani, si rinnova il dialogo tra i due, apertura di Trani per Gambino che agisce sulla sinistra, l'intervento di Pattelli alle sue spalle, messa laterale in favore dei padroni di casa. Battimelli, 4 minuti dall'inizio del match, 0-0 tra Avellino e Ternana, seconda giornata d'andata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società di Serie A e di Serie B. Campionato Under 16, alla seguito del campionato Under 15 e Under 17, non è stato oggetto di riforma, differentemente dal campionato nazionale Primavera. Ecco Di Chio, vuole girarsi, prova a servire Esposito, libera l'Avellino, Calvanico, invia benissimo con un guizzo Calvanico, poi non riesce a servire Gambino sulla sinistra, peccato, sarebbe stata una buona opportunità. Lupoli con esperienza, ancora Lupoli, Gambino, lo scatto di Gambino, provare a seminare Battelli che non molla, ancora Gambino, in scivolata, Gambino, vince il contrasto, la posizione defilata, c'è stata la deviazione di Tamburelli, grande intervento del portiere Ternano sull'azione insistita di Gambino, in grossa difficoltà Battelli sul numero 7 bianco-verde. La conclusione violenta di destro defilata da parte di Gambino, si è salvato distinto Tamburelli che è riuscito a mani aperte a deviare il pallone in corner, opportunità per l'Avellino con Gambino, calcio d'angolo, l'uscita di Tamburelli, probabilmente con la schiena ha deviato il pallone in calcio d'angolo, estremo difensore della Ternana, protagonista sulla conclusione violenta di Gambino. Occasionissima per la formazione di casa, altra battuta del corner, sicuramente disimpegno più tranquillo stavolta l'estremo difensore rosso-verde che va a rilancio di destro, prova ad imbeccare il numero 11 Vergaro, intanto si alza il vento qui a Padova Sera, Chianchini, Lupoli, appoggio per Onesti, Lupoli su di lui, Onesti sterza, si immola un bianco-verde, tira Di Chio, palla respinta, ancora Lupoli, Battelli in fallo laterale. Con le mani Lupoli. Gambino prova a venire via, viene fermato dall'altro numero 7 Onesti. L'Avellino prova a ripartire. Di Chio messo giù, strattonato irregolarmente, alla fine c'è rimessa laterale per la Ternana. Bella partita sinora. Le squadre si stanno affrontando a viso aperto, la più grossa chance l'ha avuta Gambino
l'Avellinese da posizione defilata, botta sicura, ha impegnato severamente Tamburelli. Ora Minchella, Bardetti, Greco per lo scatto del numero 11 Fortunato, che è in posizione regolare, ma la palla però è uscita. Ci sarà rimessa con le mani ad appannaggio della Ternana. L'appoggio all'indietro per Tamburelli. Avanza il portiere, non può afferrare la sfera con le mani. Lupoli di testa svetta sul numero 7 Onesti. Malerba libera, ancora Malerba, palla al piede per il capitano ternano, pallone impreciso, nulla da fare per Vergaro, la vana attesa del numero 11 ternano, ma attenzione agli ospiti con Di Chio, regola del vantaggio concessa dall'arbitro, il filtrante di Chianchini non riesce, allontana Lupoli, Mora, Esposito, palla sull'auto di destra per Onesti che mantiene buono il pallone, ma viene anticipato Chianchini della Ternana. Rimessa laterale per l'Avellino. Malerba non ha controllato al meglio la sfera. Lupoli, Gambino. Ancora Gambino che viene fuori dalla gabbia. Bardetti. Movimento di Fortunato, palla per ancora per Bardetti, Fortunato, un improbabile tocco di destro, Mora lascia scorrere il pallone sul fondo, rimessa per la Ternana. Ottavo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Ternana. Si ripartirà da Tamburelli. Scavalcato Greco, rinvia Vergaro, entra in aria Vergaro, porta palla Vergaro, serve il numero 10 della Ternana Chianchini, chiusura imprecisa del riccioluto calciatore ternano classe 2002. Altra rimessa dal fondo, stavolta sarà battuta dal portiere campano Bellarosa. Volto nuovo della formazione allenata da Omo Bono. Il fraseggio degli avellinesi. Alla fine ancora Bellarosa in movimento. Passaggio ravvicinato per Strani. Battimelli. Lo scatto di Gambino sull'out di sinistra, si rinnova il duello con Pattelli, vediamo se il numero 2 stavolta riesce a contenerlo, e gli va meglio in questa circostanza. Tocco di Chianchini per il capitano Esposito, Vergaro, avanza Vergaro, ancora Chianchini, indietro per Esposito che si allunga il pallone favorendo l'Avellino che con Gambino si avvicina all'area di rigore Ternana, entra in area Gambino, il sinistro del numero 7 angolato e palla sul fondo, altra chance fallita da Gambino, ha avuto una seconda opportunità il numero 7 biancoverde, il suo diagonale indirizzato e l'angolino basso alla sinistra di Tamburelli, non ha centrato lo specchio della porta, seconda chance per la formazione di casa, seconda chance per Gambino. Stavolta è stato meno preciso il numero 7. Nella prima circostanza Tamburelli con un grande intervento di stinto gli ha detto di no. Sbaglia ancora la Ternana. Fallo ai danni di Fortunato. Rischia il giallo. C'è l'ammonizione per il numero 5 Ternano Ricci. E il primo provvedimento disciplinare cade all'undicesimo del primo tempo. Ci sta tutta l'ammonizione in questo caso. Calcio di punizione per la formazione di casa. Ancora giù il calciatore biancoverde. Spray sul polpaccio
destro, se non diciamo inesattezze, almeno in lontananza. Intanto Gambino si reca dal suo allenatore Omo Bono per ricevere delle istruzioni. Numero 7 ha avuto due ottime chance per poter sbloccare lo 0-0, è stato sfortunato. Va a prendere posizione Gambino, si è rialzato, fortunato, si può riprendere. Battimelli, Trani, Battimelli, Lupoli, riesce a servire il numero 10 Maiello. Il pallone non scavalca Mora, insiste Maiello, ma c'è Esposito per la Ternana. Colpo di testa di Battimelli, Malerba, anche gli di testa, Gambino, se la cava Pattelli, l'Avellino però insiste, pressa Lupoli, Battimelli, Trani, l'apertura per il solito Gambino che mantiene la palla giocabile, no, c'è rimessa laterale per la Ternana. Sta per scoccare il quarto d'ora di gioco, sempre 0-0 tra Avellino e Ternana, match valido per la seconda giornata d'andata del campionato nazionale Under 16, riservato alle società affiliate alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B. Onesti scambia con Di Chio, Lupoli su di lui, Battimelli allontana di testa, Maiello si gioca in un fazzoletto di campo, Chianchini, sbaglia Chianchini, ora l'Avellino, Minchella, Trani, si guarda intorno Trani e alla fine serve Greco. Fortunato, Greco, Maiello, ancora Avellino, Greco a rilancio, l'uscita fuori dall'area di Tamburelli, aveva alle spalle Calvanico e è riuscito a liberarsi della sfera appena in tempo. Esposito, il break rosso-verde, Lupoli fa buona guardia e protegge l'uscita di Bella Rosa sull'azione di disturbo di Onesti. Gambino, palla ancora fuori, allarga le braccia Gambino, esige maggior precisione da parte dei compagni. Pattelli, lo scatto di Chianchini, Battimelli lo surclassa col fisico, ora Trani, Greco, Fortunato, ruba palla di Chio, deve difendere la sfera di Chio, c'è Greco che non lo molla, alla fine il numero 9 della Ternana guadagna una rimessa con le mani, è pronto Mora alla battuta, Chianchini, palla allontanata, duello aereo tra Mora e Calvanico, l'inzuccata di Mora all'indietro, ma il numero 3 finisce col concedere una rimessa laterale agli avversari. Con le mani è pronto Greco, vuoi lo scatto del numero 8 Bardetti, Esposito in ripiegamento difensivo, subisce fallo il biondo centrocampista della Ternana, calcio di punizione per gli Umbri. Il piazzato sarà battuto dall'estremo difensore rosso-verde Tamburelli, il destro del portiere ternano. Colpo di testa di Greco, palla ancora in faro laterale. Mora, Esposito, colpo di testa del numero 6 Battimelli, ancora Battimelli, lo spiovente Pattelli, Battimelli, Malerba, c'è un po' di confusione, colpo di testa di Esposito, allontana con decisione Greco. Sedicesimo,
0-0. Mora. Tamburelli. Lancio del portiere nella zona di Pattelli, che supera Minchella. Pattelli porta palla, ancora Pattelli. Il cross basso del numero 2, buca il numero 5 Trani e per poco Battimelli non compie una frittata, sfiorando la più classica delle autoreti. La palla è terminata in corner. Tico d'angolo per la formazione ternana. 17° della prima frazione di gioco, siamo sullo 0-0, battuta bassa. Calvanico, il palleggio, l'appoggio dirigente per Gambino, che cambia di nuovo gioco a beneficio di Fortunato. Si incarta Fortunato, il pallone è uscito. Fallisce il contropiede avellinese, Esposito. Esposito, tipico cognome campano. Onesti, si intende con Chianchini. Tamburelli rincorre il pallone. All'interno dell'area il portiere ternano serve con calma, libera. Ancora Tamburelli. Alla fine si decide a lanciare il pallone in avanti. L'anticipo di Lupoli di testa. Gambino va nella rincorsa del pallone, rimessa laterale in favore dei rossoverdi. Fallo laterale battuto da Pattelli. Libera Tamburelli. Ricci, Tamburelli, colpo di testa di Mora, anticipo di Greco su Vergaro, fallo su Greco, calcio di punizione per l'Avellino. Lancio in avanti di Trani, si arrabbia mister Omobuono con il suo calciatore. Bardetti, sbaglia Bardetti innescando il numero 9 di Chio, che viene atterrato in maniera plateale. Giallo anche per Trani. Ammoniti i due numeri 5 della partita. Un giallo per parte, parità anche nel conto degli ammoniti. Prima Ricci, ora Trani. Il tutto è nato da un passaggio errato di Bardetti, che involontariamente ha servito l'avversario, il quale ha provato ad involarsi. È stato sgambettato in maniera netta, decisa, da Trani, che ha rimediato il cartellino giallo. Palla in aria bianco-verde, ecco Di Chio, si gira Di Chio, Chianchini, è in fuorigioco il numero 11 Vergaro. Esultano i ternani in tribuna, ma il gioco è stato interrotto per la posizione irregolare di Vergaro. Calcio di punizione per l'Avellino, marcatura annullata a Vergaro, giudicato in offside. La battuta di Bella Rosa, colpo di testa di Chianchini, Trani, Maiello, pressato da Di Chio, calcio di punizione per la Ternana. Batte Esposito. Palla per Ricci. Il lungo lancio di Ricci, Di Chio, non riesce a girarsi. Commesso fallo l'attaccante ternano sul suo controllore Trani, calcio di punizione per la squadra di casa. Batterà lo stesso Bella Rosa. Lancio in avanti
colpo di testa di Pattelli, Onesti, Lupoli su di lui, rimessa laterale per il team campano, ecco Lupoli da Calvanico a Maiello, apertura sulla destra per il numero 11 Fortunato, Greco, Maiello, colpo di testa di Mora ad interrompere la trama bianco-verde, calcio di punizione per la Ternana. Batterà Ricci, 22esimo, siamo a metà primo tempo, sempre 0-0 tra Velino e Ternana. Due ghiotte opportunità per i campani, entrambe con Gambino, poi rete annullata per fuorigioco a Vergaro della Ternana. Sostanziale equilibrio sul sintetico di Prato La Serra. Con le mani è pronto Pattelli. Onesti si è portato la palla in faro laterale. Messa laterale per l'Avellino. Con le mani Lupoli. Fallo di Pattelli su Gambino. Riteniamo non ci sia stata cattiveria da parte del numero 2 Ternano. Viene richiamata l'attenzione del massaggiatore campano. Dialogo ancora l'arbitro con i calciatori avellinesi. Probabilmente chiedevano il giallo, non è stato lo stesso avviso del direttore di gara. Riteniamo se c'è stato impatto, non c'è stata cattiveria, non c'è stata volontarietà da parte del numero 2. L'impressione è che sia stato uno scontro del tutto fortuito. Lupoli, perde palla Lupoli, stavolta sbaglia il numero 3 biancoverde. Onesti in slalom, palla per Vergaro sulla sinistra. Deve riguadagnare posizioni l'Avellino. Vergaro porta palla. Pallone filtra per Malerba. Appoggio sulla destra per Pattelli. Potrebbe farci dalla distanza Pattelli. Conclusione debole e centrale. Attento Bellarosa. Fa suo il pallone. Da qualche minuto l'Avellino fatica a rendersi pericoloso. La Ternana sta prendendo campo progressivamente. Di Chio va giù. Sotto gli occhi dell'arbitro, Onesti, la respinta di Bellarosa, Lupoli allontana, in affanno l'Avellino, ancora la Ternana, siamo in piena gara di rigore, Di Chio, Chianchini, Onesti ci riprova, la spalla di Lupoli, corner per la Ternana. Dicevamo che da qualche minuto la Ternana stava prendendo campo, l'Avellino ha arretrato in maniera piuttosto evidente il baricentro della propria azione. Corner per gli Umbri, sarà Chianchini a battere dal versante di sinistra. La parata, la respinta di Bellarosa sulla conclusione di Onesti. Sono due i calciatori nei pressi della bandierina. Mora per la Ternana, libero. Chianchini, ancora Chianchini. Pattelli fermato, il break bianco-verde. La Ternana si riprende il pallone, ma solo per un poco. L'apertura per Gambino. Ultimo tocco è di Capitan Malerba. Messa laterale per la formazione di casa, che ha rischiato grosso. Rude intervento di Malerba ai danni di Minchella. Le scuse del capitano Ternano all'indirizzo dell'altro numero 4 della partita, Minchelli, bel gesto di fair play, calcio di punizione per l'Avellino, la battuta di Maiello, il colpo di testa di Fortunato, impreciso. Ha scelto bene i tempi della sortita, dell'inserimento Fortunato. Meno preciso sicuramente
e non impeccabile nel colpire di testa il numero 11 bianco-verde. Rimessa laterale ora per la squadra ospite. Chianchini, Esposito, Malerba, Greco lascia scorrere accontentandosi della rimessa dal fondo. 27esimo, sta per scoccare la mezz'ora della prima frazione, sempre 0-0 tra Avellino e Ternana. Il rilancio di Bellarosa, buona la sua respinta sulla conclusione a botta sicura del numero 7 Ternana Onesti. Tamburelli, il colpo di testa di Bardetti, Esposito, non gli riesce l'imbucata, insiste la Ternana. Pattelli, cresciuta moltissimo negli ultimi minuti, ancora Esposito, l'apertura per Vergaro sulla sinistra, non si lascia superare Greco, ci mette il sinistro, messa laterale comunque per gli ospiti che si mantengono lì davanti. È pronto Mora, la battuta della rimessa laterale, l'appoggio corto per Chianchini, Mora prova la soluzione lunga, il colpo di testa di Malerba, attenzione a Di Chio che deve girarsi, è circondato, Di Chio di spalle, Malerba carica il destro, palla respinta da Lupoli, ancora Malerba che la rimette in mezzo, lotta Di Chio, Di Chio ha nelle vicinanze Chianchini, Esposito, azione insistita degli ospiti, Avellino stringe i denti, si compatta, resiste alla fine la presa di Bellarosa. La Ternana è cresciuta. Gambino, Pattelli non si fa superare, Maiello per i campani, lancio in avanti per lo scatto di Calvanico, l'uscita di Tamburelli, Malerba è rimasto a terra libera della Ternana, la palla viene messa in fallo laterale per consentire all'arbitro di interrompere il gioco ed eventualmente permettere l'ingresso del massaggiatore ternano in campo. È rimasto contuso anche Tamburelli, soccorsi per Libera, i calciatori ternani approfittano dell'interruzione per dissetarsi. Anche gli allenatori sfruttano questa sorta di tempo morto per dare indicazioni ai calciatori. Si è rialzato Libera, adesso ha bisogno di cure il portiere ternano Tamburelli, rimasto contuso nell'uscita al limite dell'area. L'Avellino restituirà palla alla Ternana. Mezz'ora al nostro cronometro. Reti inviolate a Prato La Serra. Gambino è pronto a restituire palla agli avversari. Occorre attendere la fuoriuscita del massaggiatore dal rettangolo di gioco. Nessun problema per Tamburelli e Libera. Si riprenderà. Gambino restituisce palla agli avversari. Si riparte proprio da Tamburelli. Rilancio del portiere della Ternana. Sfiora il pallone di testa a Maiello. Gambino difende palla, gira. Beneficio di Fortunato sul versante di destra, Fortunato contro Mora, l'ultimo tocco è di Mora, rimessa per l'Avellino. Si avvia nei pressi del pallone Pattelli,
anzi Greco, chiedo scusa, appoggio per Maiello, sbaglia Maiello, calcio di punizione per la Ternana, si incarica della battuta il portiere in maglia gialla fosforescente Tamburelli, che si è ripreso benissimo dal precedente contrasto. Duello tra numeri 10, l'ultimo tocco è della Vellinese Maiello, rimessa laterale per gli Umbri. Esposito, ancora Esposito, Malerba all'indietro per Libera, leggermente claudicante Libera, fuori gioco di rientro per Onesti, calcio di punizione per l'Avellino. La battuta di Battimelli. Si guarda intorno Battimelli, potrebbe servire corto Trani, infatti così è, e Trani a rimettere in moto di fatto l'Avellino. Il lancio di destro del centrale biancoverde, Esposito difende il pallone con abilità, all'indietro per Libera, che a sua volta serve Tamburelli, vuole temporeggiare la Ternana. Il lancio del portiere umbro, Chianchini subito la gira intelligentemente, Vergaro sorpreso Greco, ma Vergaro non riesce a mantenere il pallone in campo. C'è rimessa per l'Avellino, Greco spinge Vergaro, reo di rallentare la ripresa del gioco, con le mani lo stesso Greco, colpo di testa di Fortunato, quello di Mora. Si lotta, alla fine Pattelli può ripartire. Lancio nel vuoto, impreciso, il numero 2 della Ternana può controllare con estrema tranquillità Bella Rosa. Trani, Greco, ancora Trani, il pressing di Vergaro, rischia qualcosa Trani. Colpo di testa di Libera. Allontana Battimelli, Mora, si riparte da Tamburelli. Accenno di pressing da parte di Calvanico. Il lancio errato del portiere ternano, piuttosto approssimativo. È in posizione irregolare, Fortunato. Netta la posizione di fuorigioco del numero 11. È apparsa ben visibile la posizione irregolare del numero 11 dell'Avellino. Calcio di punizione per la Ternana, 34esimo, all'incirca 6 minuti più eventuale recupero all'intervallo. È pronto Greco ad andare alla battuta della rimessa laterale. Mora riesce a servire Malerba, tiene palla il capitano, braccato da Bardetti. Intervento giudicato irregolare di Bardetti, punizione per gli ospiti, piazzato subito battuto. Si illumina Chianchini, ancora Chianchini per Vergaro, intervento di Trani provvidenziale a chiudere. Insiste la formazione ospite, da Libera ad Esposito, ancora Esposito, prova l'imbucata, colpo di testa di Trani, si era inserito benissimo Vergaro. Esposito ruba palla a Fortunato, ma non riesce a controllare nel miglior modo possibile il pallone, rimessa laterale in favore dell'Avellino. Di testa Ricci, errato il controllo anche di Fortunato. Rimessa laterale per la Ternana, ecco Mora. Di testa Greco, a metà campo tra Chianchini e Vergaro. Esposito, porta palla, si è trascinata fuori il numero 8, molto probabilmente di origini campane, che indossa la maglia della Ternana. Ci sono diversi tifosi della formazione ternana aventi cadenza dialettale campana, quindi presumiamo che ci siano i familiari del calciatore qui in tribuna e gli amici ad assistere alla partita del loro beniamino. Pattelli,
onesti, prova ad incunearsi onesti di Chio, non riesce a servire un compagno, se la cava la retroguardia biancoverde, lo scatto del numero 4 Minchella, la rimessa laterale per la Ternana, non c'è fallo secondo l'arbitro, riparte Malerba il capitano, appoggio per Esposito, buca il pallone Trani, buon per lui che alle sue spalle non ci fossero calciatori avversari. Bella rosa subito al rilancio, invio di destro del portiere dell'Avellino, lo spiovente raccolto da Calvanico che però serve un avversario, trattasi di Vergaro, Mora libera Malerba, Chianchini, l'apertura per Vergaro, mantiene il pallone in campo Vergaro stavolta, non sbaglia il numero 11 Vergaro che si accentra, debole conclusione di destro, palla abbondantemente al lato, piuttosto innocuo Vergaro nella circostanza, Vergaro che viene richiamato dal suo allenatore. Pattelli di testa, anticipa Gambino, la rimessa laterale è per i lupacchiotti allenati da Omo Bono. Lupoli, Gambino, Maiello, rincorre il pallone Greco, quasi pasticcia Greco, avanza il numero 2 dell'Avellino, poi serve Battimelli, lancio per Gambino, vediamo se si illumina il numero 7, se inventa qualcosa, palla in aria, l'uscita tranquilla di Tamburelli, l'appoggio per Libera, Malerba, Esposito, a lui l'incombenza di impostare l'azione, Mora, ancora Mora, Esposito, Malerba, Esposito, lo scambio con Di Chio, ecco l'attaccante Ternano che prova a sgusciare il dribbling di Di Chio, palla al lato di un soffio, azione travolgente di Di Chio al 39esimo, palla di un soffio al lato e la Ternana pareggia il conto delle occasioni, ci sarà un minuto di recupero, quindi si giocherà sino al 41esimo. Azione tambureggiante di Di Chio che ha seminato il panico in area di rigore, la conclusione di destro e palla a fil di palo, Ternana vicino al vantaggio con l'attaccante umbro, Maiello, torna su di lui Chianchini, si sono addormentati in due, l'Avellino ne ha approfittato parzialmente, se non altro ha guadagnato una rimessa laterale, sbaglia Lupoli, laggiù Chianchini, Maiello, gioco di prestigio di Maiello a disorientare Onesti, intervento di Mora in chiusura provvidenziale, ha letto benissimo la diagonale, il numero 3 era appostato alle sue spalle, Fortunato, Trani per l'Avellino, sbaglia Trani, palla che carambola sul corpo di Di Chio, c'è Battimelli per l'Avellino, ultimi scampoli di frazione, Gambino, ancora Gambino, si allunga il pallone, Malerba lotta, lotta pure il numero 4 Minchella, ecco Gambino, prova il dribbling, fermato da Chianchini, duplice fischio del signor La Bianca di Foggia, termina qui la prima frazione di gioco, 0-0 tra Avellino e Ternana, a risentirci per il commento dei secondi 40 minuti. Amici sportivi all'ascolto, secondo tempo della partita di calcio Avellino Ternana qui allo studio comunale di Prato La Sega, Modestino De Cicco, sta per iniziare il secondo tempo della partita di calcio Avellino Ternana, valevole per la seconda giornata d'andata del campionato nazionale Under 16 riservato alle formazioni di Serie A e di Serie B. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, due occasioni per parte nel corso dei primi 40 minuti, due per l'Avellinese Gambino, uno a testa per Onesti e Di Chio, ma le porte sono rimaste
inviolate, tutto pronto per l'inizio della ripresa. La Velligo nel corso di questi secondi 40 minuti attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, sarà la Ternana a battere il calcio d'inizio. Ci sono stati degli avvicendamenti tra le fila campane nel corso della ripresa, vi diremo i nomi di sostituiti e sostituti. 11 non intaccato dal tecnico ternano Boccolini, quindi formazione iniziale di partenza per la squadra ospite. Nell'Avellino sono entrati intanto Viscovo col numero 15 e Vertola col numero 19. Lancio di Maiello, palla troppo lunga per Lupoli. Match iniziato, anzi reiniziato da 30 secondi. Ecco l'Avellino con Maiello. Buca il pallone Mora. Attenzione a Fortunato, la conclusione di sinistro. Palla alta non di molto, occasione buona per l'Avellino dopo 50 secondi dalla ripresa delle ostilità. È rimasto in campo dunque Fortunato, così come Maiello. Gioco interrotto. Deve ribattere il numero 1 Tamburelli. Bisogna rifare il tutto. Il portiere ternano è stato troppo precipitoso nella battuta. È pronto al rilancio Tamburelli. Grande salvataggio distinto su Gambino ad inizio partita. Esposito per la Ternana. Prova l'apertura su Onesti, il colpo di testa di Lupoli a sottrarre la palla dalla disponibilità del numero 7 Onesti, rimessa laterale per la Ternana. Dovrebbe essere uscito Greco per l'Avellino, se non andiamo errati. Non abbiamo ovviamente lo speaker che ci annuncia le sostituzioni, nemmeno i cartelloni ci hanno aiutato, quindi impressione che uno dei sostituiti tra le file biancoverdi sia il numero 2 Greco. L'altro sostituto dovrebbe essere il numero 8 Bardetti, l'altro sostituito. Prova il traversone Chianchini, ci sarà calcio d'angolo per la Ternana. Dunque, se non andiamo errati, sostituiti tra le file dell'Avellino Greco e Bardetti rispettivamente, maglia numero 2 e numero 8. Calcio d'angolo per la Ternana al secondo minuto della ripresa. Batterà Chianchini, colui che ha guadagnato il corner. Palla in piena aria, il colpo di testa di Ricci, la palla è buona, non è uscita. Non deve calare la soglia di attenzione alla retroguardia biancoverde. Insiste la Ternana, ha lottato il calciatore ternano Di Chio, alla fine ha portato a casa la rimessa laterale, anzi no, dovrebbe esserci rimessa con le mani in favore dei padroni di casa. È rimasto un calciatore a terra che si è appena rialzato, abbiamo la visuale coperta dal pilone e l'impianto di illuminazione del sintetico di Prato La Serra. Calvanico, capitano dell'Avellino, perde palla, gli viene sottratta dai Chianchini. Ora Vergaro, ancora Vergaro che attraversa per vie orizzontali il rettangolo di gioco. L'appoggio sulla destra per Onesti. Ancora Onesti deve liberarsi di Lupoli, che con mestiere non consente all'avversario di effettuare il traversone. Rimessa dal fondo per i campani. 4 minuti dall'inizio del match. Bella Rosa al rilancio.
Lancio di Bardetti impreciso. Di Battimelli impreciso. Tamburelli. Ricci prova il pressing fortunato. All'indietro per Tamburelli. Il tocco di Trani. Battimelli. Palla direttamente in faro laterale. Momento di confusione in campo. Più di qualche imprecisione sia da una parte che dall'altra. Ricci. La palla, il numero 4, Minchella. Fallo commesso dai calciatori ternani. Calcio di punizione per la squadra di casa. La battuta di Maiello. Gambino sulla sinistra, si inserisce benissimo. Libera. Gli smorza. Gli soffoca la conclusione di destro. Ora Di Chio. Portapalla Di Chio. La tiene. La respinta di Trani. Riparte Minchella per l'Avellino. Ancora Minchella. Aiutato da Gambino, ma è la Ternana con Pattelli ad avanzare. Ora Di Chio. Ancora Di Chio. Il lancio di Trani. Appoggio per Gambino. Avanza il numero 7. Entra in area Gambino, lo slalom. Gambino, la risposta di Tamburelli in due tempi. Altro grande intervento del portiere ternano sulla conclusione di Gambino. Rilancio del portiere umbro, Esposito nel cerchio di centrocampo. Allontana in semirovesciata Viscovo. L'anticipo di Esposito su Fortunato, rimessa laterale per l'Avellino. È pronto Viscovo, Fortunato, Esposito, fallo di Fortunato ai danni del biondo numero 8 della Ternana, calcio di punizione battuto da Ricci, colpo di testa di Vergaro, Di Chio, lo slalom, alla fine Maiello scaramente il pallone in faro laterale. Non ha trovato più la sfera Chianchini per avanzare. Commette fallo Chianchini sul numero 19 Vertola. Calcio di punizione per l'Avellino. Ci avviciniamo al decimo della seconda frazione di gioco. Non si sblocca lo 0-0 di partenza. Leggiamo le distinte delle due squadre. Partiamo dall'Avellino, Bella Rosa numero 1. Numero 2 Greco, sostituito dal numero 15 Viscovo, poi 3 Lupoli, 4 Minchella, 5 Trani, 6 Battimelli, 7 Gambino, 8 Bardetti, sostituito da Vertola, 9 Calvanico, 10 Maiello, 11 Fortunato, in panchina Piazza, Sena, Senese, Lecce, Lucce e Marchese. Allenatore Omobono. La Ternana risponde con Tamburelli, Pattelli, Mora, Malerba, Ricci, Libera, Onesti, Esposito, Di Chio, Chianchini e Vergaro. In panchina siedono Mantovani, Brevi, Ferroni, Fuso, Achichi, Gaggiotti, Moresi, Paolucci e Nunzi. Allenatore signor Boccolini. Seguiamo Gambino, ancora Gambino, il sinistro di Gambino, la respinta di Tamburelli che per l'ennesima volta vince il duello a distanza con l'avversario. Ancora pericoloso Gambino, il numero 7 biancoverde salta l'esterno difensore della Ternana, stavolta l'intervento basso del portiere umbro a negare la gioia del gol almeno per la terza volta lo stesso Gambino. Con la battuta del piazzato si gira ancora Gambino, stavolta prova a colpire dal versante opposto dell'area di rigore, è impreciso il numero 7 avellinese. Palla al lato. Dirige il match il signor La Bianca di Foggia, coadiuvato da Porcelli e Caputo, entrambi affiliati alla sezione di Benevento. Mora, Esposito, alza la testa Esposito, prova a lanciare in velocità, Di Chio, l'uscita di Bella Rosa,
applausi per i contendenti. La presenza del napoletano Esposito tra le fila ternana fa sì che i sostenitori qui sui gradoni dell'impianto sportivo di Prato la Serra si equivalgono nelle unità. Ora la discesa di Lupoli, fermata da Esposito in scivolata. Commessa laterale per la formazione di casa, batte lo stesso Lupoli. Calvanico perde palla, ma c'è Gambino, attenzione, si reillumina, vuole riprovarci Gambino, stavolta si intestardisce nel dribbling, rimessa dal fondo, ultimo tocco è suo. Batte Tamburelli, Minchella ruba palla a Pattelli, Maiello non pronto sull'invio del proprio portiere, dalla distanza ci prova Maiello, conclusione senza pretese del numero 10 che si scusa anche con la sua panchina. Rimessa dal fondo ancora per la Ternana, Pattelli all'indietro per Tamburelli, rimessa laterale in favore dell'Avellino, piuttosto approssimativi ternani nella ripartenza. S'arrabbia mister Boccolini. Fortunato, palla in aria, allontana Malerba, Lupoli di testa a provare ad alimentare l'azione avellinese. Gambino deve girarsi, Gambino ci prova calciando di destro, conclusione smorzata. Tamburelli controlla in tutta tranquillità il pallone e di destro va al rinvio. Siamo nella metà campo avellinese. Fortunato, contrastato da Mora prima e Tamburini poi, ma c'è Viscovo per l'Avellino. Chianchini, il colpo di piatto di Viscovo, rimessa laterale per la squadra ospite che si riaffaccia alle parti dell'area avversaria. Fuori Di Chio, che ha sfiorato il gol in chiusura di prima frazione, ha dribblato due o tre avversari, poi di destro ha calciato di poco al lato. Esce l'attaccante della Ternana per far posto al numero 19 Paolucci. Parla proprio per Paolucci, che ha raccolto la rimessa laterale del compagno. Riparte l'Avellino con il numero 4 Minchella. Battimelli, lancio per Gambino, palla troppo lunga per il numero 7. Altra rimessa con le mani in favore dei ternani. È pronto Pattelli, ancora nessun cambio. Esposito, Paolucci, fermato Paolucci, Chianchini, la chiusura provvidenziale di Viscovo, intervento di Ricci a scaraventare la palla sulla tettoia della tribuna dello stadio di Prato la Serra. Messa laterale in favore della squadra di casa. Pasticciano i biancoverdi. Stavolta rimessa con le mani, sarà battuta dai rossoverdi. Colpo di testa di Viscovo. Maiello, fortunato, intervento irregolare di Mora ai suoi danni. Calcio di punizione per l'Avellino, si rialza Fortunato, avanzano gli avellinesi, batterà Minchella il calcio di punizione
prova a sorprendere dalla distanza Tamburelli. Ancora in movimento il portiere della Ternana, 14° della ripresa. Paolucci stecca, su di lui Minchella, Pattelli per la Ternana, Malerba, Esposito, la chiusura di Visco di testa, Fortunato, ancora Fortunato, vien via Fortunato, Minchella, Pattelli ha letto bene la traiettoria del pallone colpendo di testa, Minchella, ancora Maiello, lancio per vie centrali, lotta Calvani con il palleggio del capitano biancoverde, fermato da Esposito, Malerba, azione di rimessa della Ternana, Onesti, sta a centro Onesti inseguito da Lupoli, in suo soccorso c'è Maiello, l'Avellino può ripartire. Fallo di Maiello, calcio di punizione per i Ternani. Chianchini, l'assist sulla sinistra per Vergaro, temporeggia Vergaro, attende rinforzi, ecco Chianchini all'indietro per Esposito, ancora Esposito, l'apertura sulla destra per il numero 2 Pattelli, lo scambio con Onesti, si è fatto male da solo Pattelli, vittima di crampi, il numero 2 della Ternana. Gioco ancora fermo, noi ne approfittiamo per leggervi il programma della seconda giornata di campionato. Avellino Ternana, Foggia Benevento, Frosinone Crotone, Napoli Perugia, Palermo Ascoli era l'anticipo, è terminata 1-1, Pescara Bari, Salernitana, Roma. La classifica, momentaneamente in testa l'Ascoli con 4 punti, all'Ascoli e il Palermo hanno una partita in più, la Roma, il Napoli, il Crotone, il Benevento e il Perugia con 3, Bari e Salernitana con Palermo 1 punto, Pescara, Avellino, Foggia, Frosinone e Ternana 0 punti. Il prossimo turno, la terza giornata d'andata, Ascoli Salernitana, Benevento Palermo, Crotone Napoli, Frosinone Pescara, Perugia Avellino, Roma Bari, Ternana Foggia. Secondo scontro consecutivo con una squadra umbra per l'Avellino. Nel corso del prossimo fine settimana l'Avellino sarà impegnato in casa però del Perugia. Sbaglia Fortunato. Esposito ruba palla anche a Visco, ancora Esposito, il lancio del numero 8 Ternano, Fortunato, ancora Fortunato, si allunga il pallone favorendo l'intervento di Mora che però non riesce a mantenere il pallone in campo, tradito dalla frenesia il numero 3 umbro. Maiello lancia in avanti, libera con qualche rischio il numero 6 della Ternana, Viscovo, intervento di Mora, pallone fuori dalla portata di Fortunato. Ecco la Ternana, avanza Pattelli, poco fa vittima di crampi, il cross di Onesti, primi sintomi di stanchezza che affiorano in campo. Colpo di testa ancora di Mora, Chianchini, rincorre il pallone Esposito, il contrasto efficace di Calvanico, Maiello, Gambino in fuorigioco, è scattata alla perfezione la trappola dell'offside dei difensori ternani. 19° della ripresa, sempre 0-0. Rilancia Tamburelli, Lupoli, serve un avversario però, Pattelli, Esposito, manovra il numero 8 di origini campane,
Viscovo, tradito dal rimbalzo del pallone. Vergaro, ancora Vergaro, apertura per Pattelli, dalla distanza Pattelli, conclusione smorzata, Vergaro, va giù Vergaro, tutto regolare secondo l'arbitro. Occhio ora a Fortunato, avanza Fortunato, si intestardisce alla fine, Chianchini gli sottrae la sfera favorendo la ripartenza dei suoi. Onesti, Chianchini, su di lui Battimelli, disorientato Battimelli, Paolucci libera Viscovo, attenzione ad Onesti, palla respinta di sinistro, la ributta via Lupoli, rimessa laterale per la Ternana, si rialza Lupoli prontamente, Paolucci riesce ad effettuare il cross, Viscovo fa buona guardia nel pieno dell'area piccola, il contropiede bianco-verde per lo scatto di Calvanico. A netto vantaggio Tamburelli, nulla da fare per il capitano bianco-verde, il lancio del compagno, il tocco di Paolucci, si allunga il pallone Onesti, Minchella per l'Avellino, Fortunato riesce a mantenere nonostante lo scatto il pallone in campo, messa con le mani per la Ternana, Esposito, ancora Esposito, rimessa con le mani in favore dell'Avellino, eccessiva imprecisione nei lanci, lotta Gambino con Malerba, difende palla il numero 11 biancoverde, va giù, chiede l'intervento del direttore di gara, lascia correre invece il signor La Bianca, appartenente alla sezione di Foggia, designato a dirigere Avellino Ternana. Mora, Chianchini, appoggio per Mora, ha concesso il vantaggio l'arbitro, colto in controtempo Paolucci, fallo commesso da Malerba, il capitano della Ternana ha trattenuto Viscovo, calcio di punizione per l'Avellino 22esimo, siamo a metà ripresa, anzi fallo su Trani, non su Viscovo, siamo stati ingannati dallo stesso taglio di capelli tra i due. Lotta Calvanico, alla fine c'è rimessa laterale per la Ternana. È pronto Pattelli a rimettere la sfera in gioco. Lupoli su Paolucci. Battimelli. Palla fuori, la sfera è terminata sulla panchina dell'Avellino, predica calma Omo Bono ai suoi, posizione regolare di Onesti, Paolucci il velo a beneficio di Malerba, riparte l'Avellino con Maiella, la palla per Fortunato, ancora Fortunato sbaglia, stanchissimo. Può ripartire la Ternana, non ci riesce perché è ottima l'interdizione di Minchella che va a recuperare il pallone. Maiello, lancio in avanti, palla lunga per l'attaccante Calvanico, la presa di Tamburelli, esposto per la Ternana. Viscovo. Entrambe le squadre al termine delle ripartenze si smarriscono negli ultimi 11 metri. C'è tanta imprecisione dovuta anche ovviamente anche alla stanchezza. I ritmi comunque sono stati discreti sin dall'inizio del match. L'Avellino nel corso di questa ripresa ha avuto sicuramente maggiori opportunità rispetto alla Ternana, che comunque tiene bene il campo. Esposito. Ancora Esposito, serve Pattelli, ritorna su di lui Gambino, Pattelli, Onesti, ancora Onesti, non filtra, Lupoli con calma
Minchella, lo scambio con il compagno Maiello, Trani, uno dei due ammoniti di questa partita correttissima, lancio in avanti, palla intercettata da Esposito, ancora Esposito inseguito da Fortunato, poi decide di servire libera, palla ancora per Esposito, Pattelli, palla fuori, rimessa laterale per l'Avellino. Si profila, anzi si profilano due cambi per la Ternana, fuori Malerba, il capitano che cede la fascia libera, applausi per il numero 4 rosso verde. Dovrebbe esserci un secondo cambio dentro per la Ternana, Gaggiotti, casacca numero 17, è pronto anche il numero 18 Moresi. È entrato anche il numero 18 Moresi. Lupoli ha battuto della rimessa laterale, ha errato nel controllo Pattelli, si è messa con le mani in favore dell'Avellino. 26esimo, deve ripetere il tutto Lupoli, si può riprendere a giocare. Gaggiotti, ancora Gaggiotti, rimessa in favore della Ternana, Esposito libera, diventato capitano dopo l'uscita di Malerba. Tamburelli, di testa in qualche modo Maiello, Pattelli per la Ternana, lo scatto è entrato Moresi, il cross di Moresi, la palla che attraversa tutta l'area, rincorsa da Vergaro, ancora Vergaro, non si lascia superare Viscovo, la rimessa è Campana, occhio a Vergaro ora, ora lo spazio per crossare, non lo molla Viscovo, porta palla Vergaro, appoggio l'intito per Chianchini, Esposito ci mette il piede, il numero 19 Vertola, Minchella, Maiello, Gambino, ha controllato con la mano, calcio di punizione per la formazione ospite, da libera Ricci, 28esimo, siamo a 120 secondi dalla mezz'ora, ecco Mora, entra in aria Mora, porta ancora palla, Vergaro viene fermato regolarmente, occhio a Gambino, temporeggia, cambia gioco per l'inserimento di Fortunato che non riesce ad arrivare sul pallone, è stanchissimo Fortunato, impressione che non stia benissimo, anche se non era facile giungere su quel pallone. La rimessa dal fondo ad opera di Tamburelli. Palla nel cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Maiello, ma c'è Pattelli per la Ternana, in corso da Maiello. L'intervento in scivolata elegante di Lupoli, che già lo scorso anno ha dimostrato essere un buon giocatore, di essere un interessante elemento. Minchella ha intercettato Vergaro,
che avanza e ne è fermato, cioè Esposito, ad alimentare l'azione ternana. Gaggiotti per il numero 18, Moresi, ancora Moresi, Lupoli lo tiene a distanza, parla indietro per Esposito, vediamo se ci carica, se si prova di destra Esposito, e sì, percussione centrale al rilancio Bella Rosa di testa, Fortunato, Calvanico, ancora Calvanico, porta palla, ne ha tre di tacco, prova a servire Fortunato, Bianchini per la Ternana, non si sono lasciati beffare i tre calciatori rossoverdi. Ecco Maiello che avanza, ancora Maiello, il dribbling su Esposito, il tiro di Maiello, un altro miracolo di Tamburelli che ha letteralmente tolto la palla dal set, sulla conclusione magistrale di Maiello dalla distanza, e senza ombra di dubbio Tamburelli è il migliore in campo per la Ternana. Ancora Maiello, sarà calcio d'angolo, attentissimo l'estremo difensore della Ternana su quella conclusione velenosa, su quella conclusione che appariva innocua, all'improvviso il pallone si è abbassato, ha avuto i riflessi giusti Tamburelli per deviare il pallone con la mano di richiamo, il colpo di testa sotto misura di Vertola, il numero 19 ha colpito indisturbato ma non ha trovato lo specchio della porta. Secondo pericolo per la Ternana. Rimessa ora per la formazione umbra. Atterrato Vergaro. Si rialza il numero 11, rosso verde. Un'ora di grave, fortunatamente. Mora con le mani. Chianchini. Mora. Ricci all'indietro per Tamburelli. Tamburelli ha rischiato di macchiare la sua prestazione con un dribbling avventato. Mora, ancora Mora che scatta sulla sinistra, palla in aria, intervento di Trani a chiudere tutto, ma i ternani rimangono lì davanti. Per quanto visto in campo crediamo che il risultato di parità sia giusto, anche se la squadra di casa è riuscita a costruirsi qualche occasione in più. Fallo su Lupoli, rallenta i tempi l'Avellino, 32esimo al nostro cronometro, 0-0 sempre qui a Prato La Sega tra Avellino e Ternana. Avellino vicino al gol qualche minuto fa con Maiello e Vertola. La battuta di Bella Rosa. Lupoli. Maiello. Prova a ragionare Maiello. Lancio per Gambino che è in posizione regolare. Alle sue spalle Pattelli. Lo sfida Gambino. Ancora Gambino. È libero Maiello. Gambino insiste. Si arrabbia con lui Maiello, eccesso di egoismo di Gambino. Poteva servire Maiello da posizione ben più favorevole rispetto alla sua. Ha voluto fare tutto da solo il numero 7. La sua conclusione è terminata a lato. Lupoli. Accelera Lupoli. Messo giù il biondo numero 3 di Omobono. Calcio di punizione per l'Avellino, che sta salendo di tono in questi minuti finali di partita. Cambia ancora il tecnico avellinese Omobono. Fuori un esausto Fortunato. Dentro il numero 13 Sena. Era evidente che non stesse benissimo Fortunato. Dentro Sena, anche nel campionato under 16 come nel campionato under 15,
ed under 17 sono consentite 7 sostituzioni. Il regolamento del campionato nazionale under 16 è rimasto identico rispetto a quello dello scorso anno. Attenzione al lupo lì di testa, va a colpire, e il gol del biondo numero 3 dell'Avellino, che beffa Tamburelli, il colpo di testa di Lupoli posizionato sul versante di destra rispetto al suo raggio d'azione, ha beffato Tamburelli al 35esimo minuto della ripresa. L'Avellino è in vantaggio, Lupoli ha sbloccato lo 0-0, è stato scavalcato dal pallone Tamburelli. Lupoli regala l'1-0 all'Avellino. Avevamo parlato di Lupoli come di un elemento interessante tra coloro che più si sono messi in mostra maggiormente nel corso della passata stagione. Il tecnico, con l'ingresso in campo di Sena, lo ha posto, lo ha posizionato sul versante destro del suo schieramento, e 20 secondi più tardi le sue intenzioni sono state premiate dal colpo di testa di Lupoli, che ha centrato con un beffardo pallonetto lo specchio della porta. Calcio di punizione per l'Avellino, 36esimo, 4 minuti più recupero al termine di questa partita, che ora vede l'Avellino in vantaggio per 1-0. La formazione di casa ha costruito sicuramente di più in fase offensiva rispetto alla Ternana, che è riuscita a tenere, se non altro, sul piano della manovra, sul piano del gioco. I rossoverdi nel corso di questa ripresa non si sono resi quasi mai pericolosi. L'Avellino ha creato 5-6 palle gol. Il colpo di testa vincente di Lupoli, altro calcio di punizione. Stavolta la palla sorvola la traversa. Stavolta Tamburelli si è inchinato. Non l'ha potuto l'estremo difensore della Ternana, che in più di una circostanza aveva salvato la propria porta, aveva mantenuto la sua squadra sullo 0-0. Vertola. Ecco Lupoli, il match winner sinora, che si è riposizionato sulla sinistra. La momentanea inversione di posizione del numero 3 ha sorpreso nettamente i ternani. Elevazione letale del biondo numero 3 dell'Avellino, nulla da fare per Tamburelli. Adesso c'è un cambio, stavolta per la Ternana. Uscirà il numero 6 libera, cambia ancora padrone la fascia di capitano, e Mora a vestirne i gradi ora. Esce libera, il quale viene sostituito dal numero 20 Nunzi. Scampoli di partita per Nunzi, la mossa disperata di Boccolini. Minchella, lotta Lupoli, rimessa con le mani in favore dei ternani, batterà Moresi. Deve sveltire i tempi la formazione ospite se vuole evitare il secondo KO in campionato. Dopo la pesante sconfitta interna con il Napoli all'esordio, sarà ammonito per simulazione Paolucci. Calcio di punizione per l'Avellino. Un minuto al 40esimo, poi solo recupero. L'Avellino è in vantaggio per 1-0. L'ha sbloccata Lupoli. È pronto Bellarosa ad andare al rilancio. Il tocco di Chianchini,
Bellarosa sa che il pallone con le mani, il regolamento glielo consente, avanza il portiere biancoverde, è chiaro tentativo di far trascorrere altri secondi. Ecco Calvanico, inseguito da Mora, scontro da Capitani, arriva Esposito ad aiutare Mora, atterrato Esposito da Calvanico, poteva starci anche l'ammonizione in questo caso, calcio di punizione per la formazione ospite che ora si riversa in avanti a caccia della parità. La panchina richiama l'attenzione del direttore di gara, la panchina avellinese. Nunzi di collo pieno, palla alta. La panchina biancoverde richiama l'attenzione dell'arbitro perché c'è l'intenzione di effettuare un ulteriore cambio. Il 40esimo è trascorso da 40 secondi circa. Siamo già nella fase di recupero. Fuori Calvanico, fuori il capitano dell'Avellino. Gambino diventa capitano ora. Ci saranno 3 minuti di recupero. Il rinvio di Bellarosa. Colpo di testa di Esposito. Ecco Sena. Pallone filtra. Ricci. Di testa Mora, Esposito. Tiene palla Esposito. Lancio in avanti. Fallo del numero 15 Viscovo su Vergaro, calcio di punizione per la Ternana. Occhio ora ai saltatori rossoverdi. No, c'è punizione per l'Avellino, sembrava che il fallo avesse commesso Viscovo. Il direttore di gara, buon per l'Avellino, è stato di diverso avviso rispetto a noi. Calcio di punizione, colpo di testa di Ricci con qualche imbarazzo. Pattelli, palla direttamente in faro laterale. Con tutta calma l'Avellino, con tutta calma Lupoli, l'autore del gol che sta regalando la vittoria ai biancoverdi. Va a battere la rimessa con le mani. È entrato Senese al posto del capitano biancoverde Calvanico. La rimessa con le mani ancora di Lupoli. Palla respinta, fallo di mani di Nunzi. Subito ravvisato dal direttore di gara, calcio di punizione per la formazione padrona di casa. Calcio di punizione dunque per l'Avellino, che è avanti di una rete. Palla che termina direttamente sul fondo. Calcio di punizione battuto da Maiello. Il rinvio di Tamburelli. Rincorre il pallone il numero 20 Nunzi. Lancio di Mora, Paolucci. Allontana il pallone Trani. Triplice fischio dell'arbitro. Esulta l'Avellino, under 16. La formazione di casa batte la Ternana per una rete a zero grazie ad un gol di Lupoli nel finale di partita, e c'entra la sua prima vittoria in campionato in occasione del primo impegno casalingo previsto dal calendario. La formazione irpina riscatta così l'esordio amaro nel derby di Benevento, allorquando aveva perso per una rete a zero. Rimane a secco la Ternana, che perde ancora una volta in campionato, seconda sconfitta consecutiva per gli umbri, battuti nella gara precedente da Napoli in casa per 4-0. Dall'impianto sportivo di Prato La Serra è tutto. Mimmo Ascolesi al commento, Alfonso Iannone alla telecamera. Arrivederci ai prossimi eventi sportivi di Avellino TV.